questa settimana. Dipartimento della Forza Aerea degli Stati Uniti d'America. Norme di sicurezza per le operazioni di trasporto aereo nucleare. Il documento ufficiale del Dipartimento della US Air Force sull'iniziato invio delle nuove bombe nucleari statunitensi B-61-12 in Italia e altri paesi europei. Intervista allo storico Franco Cardini sul silenzio del governo e Parlamento italiani e sulla fase storica che viviamo. In grand'angolo, lo scorso 4 novembre abbiamo riportato la notizia. L'amministrazione Biden aveva deciso di accelerare l'invio in Italia e in Europa delle nuove bombe nucleari B-61-12. Questa settimana, Military Monitoring. Gli Stati Uniti inviano a dicembre in Europa 100 bombe nucleari B-61-12 potenziate. Consiglio chi non abbia visto questa puntata di grand'angolo di vedersela. Ora abbiamo la conferma. Chi dà la conferma? È direttamente il Dipartimento dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti. In che modo la dà? Pubblicando un documento tecnico, che potete vedere, in cui si stabiliscono le norme per il carico e lo scarico delle armi nucleari che stanno in questo momento arrivando in Italia e altri paesi europei. Allora, il documento è intitolato Norme di sicurezza per le operazioni di trasporto aereo nucleare. Si specifica che questo documento è stato rivisto perché fa parte di una serie che metodicamente pubblicano. È stato rivisto il documento per eliminare le restrizioni provvisorie delle norme di sicurezza per le operazioni degli aerei C-17 che trasportano armi B-61-12. Allora, l'aereo è il C-17 della Boeing, si chiama C-17 Globemaster. Globemaster vuol dire padrone del globo, ricorda questa parola composta, slave master, padrone degli schiavi. Un aereo enorme, fate conto che misura quanto è alta la torre di Pisa, può trasportare un carro armato pesante, o può trasportare addirittura oltre 800 persone. Ebbene, questo aereo è ora qui, nella cosiddetta area di responsabilità del Comando Europeo degli Stati Uniti, che comprende, guardate la carta, l'intera Federazione Russa. Qui si specifica che in quest'area di responsabilità le norme di sicurezza adottate dai servizi militari statunitensi e non statunitensi, cioè alleati come quello italiano, devono attenersi ai suddetti standard del Dipartimento della Difesa e dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti. E poi danno anche il numero della direttiva. Poi pubblicano, altra prova, l'elenco delle armi che vengono trasportate da questi aerei. Allora, vedete una serie di sigle. Attenzione a non distrarvi, perché qui non è che si parla semplicemente di sigle, si parla della nostra vita, si parla del nostro futuro, in tutti i sensi.
quindi attenzione, attenzione, non sono dettagli tecnici. Le B61-3, B61-4 e B61-7 sono le vecchie bombe che vengono sostituite dalla B61-12, la quale ha quattro opzioni di potenza, cioè la stessa bomba può essere usata con quattro livelli di potenza a seconda dell'obiettivo da colpire. Poi c'è la B61-11, che è un'arma potentissima, anche anti-bunker, la quale viene conservata nell'arsenale statunitense. Poi vedete elencate altre armi. Per esempio questa, vedete, sigla W80, la quale è un'arma lo stesso estremamente potente, o la B83, che lo stesso New York Times evidenzia come importante perché l'amministrazione Biden aveva detto che poteva essere eliminata dall'arsenale, ma gli esperti nucleari hanno detto no, è utilissima perché gli elementi più distruttivi di questa bomba ne assicurano, diciamo, la sopravvivenza della bomba, non chiaramente la nostra. E ci sono quindi, oltre che le B61-12, ci sono altre testate nucleari, e naturalmente nel segreto assoluto, cioè l'aereo arriva, scarica le B61-12, forse scarica altre testate nucleari, nessuno è lì a controllare, nessuno lo può sapere, poi riporta via quelle vecchie. È in corso l'operazione, mentre stiamo parlando è in corso l'operazione. Avuto occasione, mi ricordo in passato, sono un po' noioso, ma ripeto la stessa immagine. Cioè, immaginate nel vostro condominio che arriva un'impresa, cominciano a scaricare da un camion delle casse e le portano nello scantinato del condominio. Chiedete, ma cosa c'è in queste casse? E vi rispondo, ci sono esplosivi. Ecco, quale sarebbe la vostra reazione? Ebbene, lo stanno facendo a noi italiani in questo momento, ma nessuno reagisce. Primo perché l'opinione pubblica italiana è ignara, e poi anche perché ci sono altri meccanismi, direi, forse anche di rimozione del pericolo, mentre invece l'operazione è estremamente pericolosa. In che senso? Intanto si capisce che l'operazione è pericolosa dalle stesse norme di sicurezza. Si prevedono vari tipi di incidenti che possono capitare sia a terra che in volo. Quindi a terra occorrono sistemi particolari di manutenzione degli aerei, attenzione a non caricare carburante ed altre norme estremamente rigide, questo è ovvio. Poi la presenza costante di unità antincendio, e quindi si prevede la possibilità anche di un incendio. E poi ci sono anche norme che riguardano addirittura possibilità di incidenti quando l'aereo è in volo. Colpisce in particolare questa norma che, quando è possibile, l'equipaggio attiverà il sistema di disattivazione del comando, si intende del comando delle bombe, prima di un atterraggio di emergenza o di sgancio di un'arma nucleare. Cioè si prevede che a un certo punto in volo ci sia un tale problema nell'aereo da dover addirittura liberarsi delle bombe che sono a bordo. Guardate, non è fantascienza, casi di questo tipo sono avvenuti durante la Guerra Fredda. E quindi ecco la situazione in cui ci troviamo. In questo momento stanno arrivando le nuove bombe B61-12. Non sono bombe con una sigla diversa dalle precedenti, quelle che sappiamo, perlomeno finora notizia accertata, che sono a Ghedi e Aviano. Ma non è solo questo.
il fatto che la nuova bomba ha capacità nuove. La prima è quella che non cade in verticale, si dirige sull'obiettivo. La seconda è che è in grado di esplodere non solo sopra la superficie, ma sotto la superficie, per distruggere i centri di comando nemici. Teniamo conto che nella stessa puntata di Grand'Angolo di novembre c'è un'anteprima di un'intervista che Gintowski Marazzani Visconti aveva fatto a Mosca uno dei massimi esperti russi, Vladimir Kosin. Merita riascoltare le parole di questo esperto russo, sono molto molto chiare e riguardano la nostra vita. Le B-6112 saranno schierate in Europa, in Italia, Germania, Belgio, Olanda, Turchia e forse in Polonia. Cosa farà la Russia? Pensa che la Russia bombarderà le basi europee? La nostra attuale strategia nucleare ci vieta di farlo. Useremmo le armi nucleari solo contro le installazioni NATO di stoccaggio delle armi nucleari e sulle loro strutture di sostegno solo se venissimo attaccati. Reagireste bombardando le basi europee? Se il nostro territorio viene attaccato con armi nucleari o armi di distruzione di massa, come armi chimiche o biologiche, batteriologiche e tossiche, oltre che nucleari, risponderemo. Quindi colpirete le basi? Sì, certo, sì, questo è certo, se veniamo attaccati. Abbiamo di nuovo con noi lo storico Franco Cardini, che abbiamo già avuto l'onore di avere come ospite. Ebbene, Franco Cardini, in questo momento abbiamo la prova tecnica. Stanno arrivando le nuove bombe B-6112 nel silenzio totale, dovuto ovviamente al silenzio totale politico-mediatico. Ecco, qual è un suo primo commento? Beh, sai, io sono un vecchio aviatore, sono un vecchio ufficiale d'aeronautica, anche se non ho fatto la guerra per motivi anagrafici, e quindi in gergo aeronautico le bombe le chiamavamo, come è noto, regali. Abbiamo fatto un regalo a questo, mandiamo un regalino a quest'altro, eccetera. Beh, bisogna dire che in questo momento, e non a caso, siamo in periodo natalizio, ci stanno mandando un sacco di regali, molto maleducato da parte nostra il non rispondere. Quando ci mandano un regalo, in generale si contraccambia. Nel nostro caso non possiamo contraccambiare, il che forse è bene, non lo so. E però si potrebbe almeno rispondere, cioè accusare ricevuta. Quello che mi meraviglia è che un regalo così importante, così innovativo, si può dire che segna una svolta seria sulla storia. Poi magari riprendiamo questo discorso della data epocale, e sia passato sotto silenzio. Evidentemente i casi in ultima analisi sono tre: o la nostra opinione pubblica è straordinariamente poco sensibile alle novità e molto disinformata, primo caso; secondo caso, abbiamo mass media distratti,
oppure mass media al contrario, fin troppo attenti e sensibili, soprattutto a certe indicazioni, a certi inviti, non chiamiamoli ordini, naturalmente siamo una democrazia, ci mancherebbe, ma in ogni modo qualcuno potrebbe aver consigliato ai nostri mass media di non esagerare con questa storia, le nuove bombe nucleari, le bombe più potenti, ormai questo è un linguaggio che potrebbe preoccupare qualcuno, quindi seconda ipotesi, cattivi mass media tutto sommato. Ecco, scusa Cardini, è una responsabilità dei media o è prima di tutto una responsabilità di chi ci governa, intendo non solo il governo, il Parlamento italiano per intero? Ecco al punto, Ghesondrio, come dicono a Venezia, in effetti questa è la terza ipotesi. Quindi opinione pubblica distratta, mass media che per un motivo o per un altro non fanno bene il loro dovere, e la terza ipotesi è che la politica non è attenta a queste cose o al solito, i mass media, è fin troppo attenta a non parlarne perché preferisce lasciare in ombra questo aspetto. Ora, siccome il primato della politica ormai è finito, ed è finito da molto tempo, forse dalla fine della prima, forse della seconda guerra mondiale. Oggi i primati sono passati ad altri, all'economia, alla finanza, alla tecnologia, eccetera. Evidentemente anche i politici stanno facendo il loro lavoro attuale di passacarte. L'aveva già detto il vecchio Marx, sono diventati dei comitati d'affari. I loro, vogliamo non dire padroni, diciamo i loro sponsor, i loro spin doctors, ecco diciamolo così che è più chic, propongono che non si parli troppo di questa cosa. Quindi se Putin schiera dei missili o minaccia di una ritorsione missilistica, anche se magari i suoi missili sono un po' arretrati, questo è una gravissima notizia che getta sul capo del Cremlino una responsabilità inaudita, ne fa un criminale passibile di corte internazionale, eccetera, eccetera. Mentre se dall'altra parte arrivano ordigni di nuovissima generazione, e questo è qualche cosa che può sembrare ordinaria amministrazione, su cui è bene non insistere, che è bene lasciare in ombra. Esatto, scusa, ti volevo dire anche come storico, no? È chiaro, la storia è fatta anche di trattati famosi, trattati storici. Ebbene, c'è un trattato che è quello di non proliferazione, che l'Italia ha ratificato nel 1975, che ricordo a chi ci ascolta, e dice: ciascuno degli stati militarmente non nucleari si impegna a non ricevere da chi che sia armi nucleari direttamente o indirettamente. Allora c'è da chiedere, ma c'è possibile che, intendo, non voglio che tu risponda, chiaro, non sei coinvolto in Parlamento, ma mi chiedo, è possibile che in Parlamento non ci sia una voce che denunci la violazione di un trattato ratificato dall'Italia in modo così plateale? Ecco, evidentemente io mi rifiuto, nonostante francamente non abbia, lo confesso, una grandissima opinione del Parlamento negli ultimi anni. Mi sembra che la qualità dei nostri parlamentari sia piuttosto precipitata, sia culturalmente sia, ohimè, anche moralmente. Mi riferisco a fatti che del resto sono sotto gli occhi di tutti. Però ciò premesso, è evidente che non è possibile che nessuno in Parlamento sappia niente di tutto questo. Io credo, al contrario, che lo sappiano perfettamente tutti e che magari ne abbiano anche discusso in Commissione Difesa, direi, voglio sperare di sì, ma anche altrove. E quindi evidentemente il silenzio
è intenzionale. Se il silenzio sta preparando una nuova mossa, cosa io tenderei a escludere, bene, vedremo quale sia. Se il silenzio invece perdura, allora il discorso evidentemente cambia. Io come studioso, come storico, fra l'altro sono assolutamente, non dico felice, questo no, ma affascinato da questo periodo storico. Qualche volta rimpiango addirittura aver fatto il medievista, avrei preferito fare il contemporaneista. Questo è un tempo bellissimo, storicamente parlando. È il tempo in cui si assiste a una svolta, e questa svolta epocale è la seguente. Le novità scientifiche fino ad oggi sono state accolte con gioia e con orgoglio. Questa è stata la caratteristica della cosiddetta modernità. Dall'inizio del Cinquecento in poi, i termini sono sempre vaghi e le definizioni si possono sempre rivedere, però la modernità e il processo di globalizzazione sono cominciati da quando gli europei hanno rotto le barriere oceaniche, hanno imparato a conquistare gli oceani e quindi a conquistare le terre lontane. Bene, insieme a questo blocco concettuale nuovo, la modernità, globalizzazione, noi abbiamo acquisito la ferma consapevolezza o la certezza, o se vogliamo l'illusione, non lo so, questo ce lo diranno i nostri successori, che il progresso fosse di per sé una cosa sempre e comunque buona, che comunque andassero le cose, una nuova conquista del progresso in termini di scoperta o in termini di invenzione fosse una cosa buona. Abbiamo cominciato lentamente a ricrederci, e direi che è dal 6 agosto del 1945 che abbiamo cominciato a ricrederci. È stato un processo lungo, ma adesso questo processo è una buona buoni tre quarti di secolo dopo, è stato condotto a maturazione. Noi siamo entrati nella postmodernità, che è quel periodo in cui bisogna diffidare ed aver paura del progresso. Bisogna introdurre una visione critica differenziata e molto attenta sulle cosiddette conquiste del progresso. Ve ne sono di positive per il genere umano, per il mondo, non voglio dire per l'universo, ma potrei dire anche per l'universo, forse, e ve ne sono di meno positive o di negative. Ve ne sono alcune, ma non l'ho detto io, non sarebbe significativo. L'ha detto il grande Oppenheimer, ormai molto tempo fa, all'indomani dello scoppio della bomba di Hiroshima. Ci sono delle cose che sarebbe stato meglio non inventare o non scoprire. Ci sono cose che sarebbe meglio riuscire a coprire sotto colate di cemento armato profonde chilometri. E invece evidentemente non è così. È successa un'altra cosa. È successo che man mano che il progresso avanzava, questo progresso indiscriminato, buono ma anche cattivo, si restringevano, e anche di questo bisogna prendere atto, i limiti e gli ambiti della libertà, che non è soltanto libertà di poter dire o fare o pensare qualunque cosa, ma che anche libertà dà, le conosciamo le libertà, la libertà dalla fame, la libertà dal bisogno, la libertà dalla paura, anche la libertà dall'ignoranza. Noi in questo momento stiamo manovrando un oggetto che non sappiamo dove ci porterà, ma c'è di peggio. In questo momento questa nuova scoperta è nelle mani di pochi superiori più o meno sconosciuti, nemmeno troppo sconosciuti. Siamo in un momento in cui la libertà
come potere decisionale delle singole persone o delle comunità, dei governi, si sta restringendo sempre più in poche mani, che sono le mani in grado di poter premere quei famosi bottoni che ormai sono diventati la chiave della sopravvivenza del domani. Se qualcuno li premesse anche per sbaglio, come è successo in passato, sto pensando a Chernobyl, ma mi chiedo quante grandi o piccole Chernobyl sono già, magari già avvenute o già state sul punto di avvenire, sono fermate e si sono fermate all'ultimo momento. Siamo davanti a un mondo governato da poche persone irresponsabili, irresponsabili nel senso tecnico del termine, cioè che non rispondono a nessuno delle loro scelte, del loro operato. Di questo noi dovremmo essere consapevoli, soprattutto i nostri politici, e quindi noi, e soprattutto i nostri politici, porteremo la responsabilità di non esserlo stato. Comunque vadano le cose. Grazie, professor Cardini, grazie per queste parole che fanno riflettere. Io penso che chi ascolta rifletta bene sul senso profondo di queste parole. Ci hanno tolto la libertà, direi, ci hanno tolto anche la libertà non solo di fare le scelte sul nostro futuro, cioè l'uso delle armi nucleari, questo è scientificamente accertato, vorrebbe dire praticamente la cancellazione della vita dalla faccia della Terra. Grazie di nuovo, professor Cardini. Grazie Dante, grazie a te. Dante, di nuovo.